Ha detto buona Pasqua quando il video ancora non era cominciato. Perfetto. Buona Pasqua! Hola amigos, buona Pasqua! Benvenidos a questo nuovo video speciale per la Pasqua. Cosa fare, Chami, in questo video? Apriamo le uova! Yeah! Mi deprimo, cerco di... Uova, uova, apriamo le uova di Pasqua! Perché la Pasqua esiste solo per aprire l'uovo di Pasqua! Yeah! E ovviamente, come primo, non posso che aprire questo! L'uovo dei Minion! È l'uovo dei Minion! Papaya! Ma ci vuole la forbice, aspettate un attimo. Oh. Ce l'ho qui, ecco qua. Lei invece la fai vedere a Dolciando, che è un sottoprodotto, che per 5 volte ha provato a cadere, l'ho presa, la sesta è caduta e si è rotto, quindi è già aperto, vai! Così non mi affatico. Pronti ragazzi? Siete curiosi? Ecco. E poi la cioccolata non come piace, io la prendo solo per la sorpresa. Anch'io. Intanto è la parte più importante, la maschera. Sai che sei più bello così? Io la terrei sempre. Ok, adesso ecco, voglio continuare il video con la maschera. Eh. Adesso apriamo e vediamo quali sorprese ci sono. Oh, questa carta me la tengo. Uovo gigante. Via. Ovviamente guardate che ovone. L'ho rotto. Ho fatto pure un casino perché qua si è sbriciolato tutto. Ah, beh, ecco qua. Banana. No, cioccolato, però vabbè. Ok, attenzione. Oh, si è aperto subito. Guardate come si è aperto. Voilà. E allora, adesso vediamo un po'. Sì. Il cioccolato è buono, eh? Ne prendo un altro pezzetto. Piedino! Che hai trovato tu? Piedino, chi ha mai visto La Valle Incantata? Lui è il protagonista. Ah, è vero! Piedino della Valle Incantata, guardate che figata! Fantastico! Come puoi essere così sculata tu? Evviva! Hai preso una delle sorprese tra le più belle. Oddio! Ho un portachiavi! Ho il portachiavi dei Minion! Me l'hanno fatto male questo Minion. In effetti. È meglio la maschera. Sì, decisamente. Però vabbè, appunto io l'ho preso per la maschera e il cioccolato. Il resto è superficiale. Va bene, non posso reggere tutto il video con questa maschera perché tiene un caldo pazzesco. Io! Anche tu stai meglio così. Papaya! Guarda il uovo! Basta. Basta. Questo è l'altro uovo per mia sorella Bauli. Mentre io, guardate qua che uovo. Guardate qua che uovo io. High tech. Guarda, sì, è un uovo high tech. Ci sono le sorprese high tech. La sorpresa high tech. Speriamo che non sia un caricabatterie portatile, perché ce l'ho già ed è dei Minion. Quindi mi spiace. Vediamo un po'. Sta cordicella è tenace. È una... a mappede, oh! Che cazzo è? Una cosa a prova d'evasione? Oh! E che cazzo! Oh, era meno difficile la cosa di plastica. The Minion. Apriamo ovviamente mega uovo e guarda qui c'è già scheggiato. Facciamo il confronto, è più grosso quello di high tech. Ok, adesso apriamolo. È tosto e vai a testate. Ovviamente la sorpresa è microscopica. Ah no, ecco, restava qua sopra, vediamo un po'. Guardate qua che ovone. Ecco, lo metto qua così si vede un po' di cioccolato. Ah, non lo so. Aspetta, adesso apriamo. È un portachiavi. Ma che tipo di portachiavi? Ma, cioè, solo portachiavi mettono nelle uova di Pasqua ormai. Oh, è una per bottiglie. Tu che cosa potresti... Ah, ecco, quindi questa
È la sorpresa ai tè, con porta chiavi, apri bottiglie. Comodo. E questo? Si allunga? Non è tutto no. Si apre. Si allunga. E perché si allunga? Perché... Cioè, scusate ragazzi, eh. Allora, qua c'è scritto high tech. Cioè, ci stanno delle cuffie, ci stanno le penne, ci sta il USB per l'auto, c'è il caricabatterie solare per tutte ste cose tecnologiche. A me quando arriva quella che dice tecnologico non c'è un cazzo. Ma vaffanculo, vabbè, va. Cioè, questa si chiama presa per il culo. Senza mezzi termini. E tu aprilo! Ma scusa, non volevo toglierti la scena. Allora, sicuramente baci non deluderò. Non piace tirarmi la cosa addosso! E ovviamente uovo al cioccolato bianco. Papaya! È l'unica parola che sai, papaya! No, dammi, che se ne va, dammi la carta. Sì, ma vieni un po' più vicina. Oh, ecco. No, ma è rosa! Guarda, guarda, la confezione è rosa e trasparente. Ah, apri, apri, vediamo cosa c'è. Baci, Perugina. Scusa, un cioccolatino bianco anch'io. Prendo questo. Oh, oh. Ci sono i baci dentro. La cioccolato bianco, ovviamente. Che a me la cioccolata non piace. Vedete? E? È mio! Bello! Che è? Dovrebbe essere. Vabbè. Sempre un portachiavi con il cuoricino. Perché le baci perugine è romantico. E ora apriamo le ultime. Allora, aspetta, Antonella. No, io al centro voglio. Esatto, Antonella delle uova Kinder. Apriamo anche. Prendiamo quella al centro. È il mio turno dopo averla fatto così. Ah. Carino, un altro portachiavi. Troviamo solo portachiavi ormai. A me piace. Sì, è bello, però soltanto portachiavi ormai troviamo. Cioè... Tu fa schifo. Lo so che fa schifo. Eh no, è carino. Papà. Io giuro, avevo detto, vabbè, speriamo che non mi arrivi quella, l'unica cosa che non è tecnologica, che quella roba là, mi è arrivata proprio quella. Ti va, apri l'ovetto Kinder centrale, va. Questo è quello che stava al centro, eh. Io gli altri li apro dopo, perché prima apro questo. L'ho trovato a un discount... Che costava poco. C'è una palla luminosa che rimbalza. Vediamo com'è fatta. Certo, quando ti spoilerano le sorprese nell'uovo di Pasqua è un po' da incazzarsi. Però siamo abituati con gli ovetti Kinder, quindi... Sto cercando di aprire. Ho trovato questo. E lo devi montare. Ho trovato questo. Montalo e vediamo che cos'è. Ho trovato questo. No, ma guarda che strano. È un pennello. Guarda che strano, è un uovo bianco a pois. Allora, questi sono dei colori. Aspettate che non vedo niente. Colori. Questo è un pennello che c'ha questa faccina qui, ragazzi. Non ci credo mai. Cioè, scusa, non ho capito, fammi un attimo. È un pennellino con i colori di fianco a tempera. Guarda come si spiega. Allora, la sorpresa è un mostriciattolo. Bello. Che a sorpresa è un pennello e qui ci sono i colori per colorare. Ecco come si fa. È un coso, questo si mette qui, è pennello. È molto divertente l'spiegazione. Un immigrato di 2 giorni parla meglio di te l'italiano. Quello non è italiano. Era bello spesso, lo spessore di... Oh! Ah, mappede! Cioè, voglio farvi vedere... Anch'io lo vorrei... Guardate vedere. Lo spessore del cioccolato, Gemma! Cazzo, sei buono! Questo è quel pezzetto lì, a me! Poi c'è tutta la cioccolata anche mia! No, da parte! Tieni, ti do questo. Però tu mi devi dare anche questo. Oh, io mi sono preso un pezzettino solo, dividiamo. Uffa. Ma tu c'è tutta la cioccolata. Sì, a te non piace. Oh, guardate che è grossa, però pensavo che era una di quelle piccoline così, invece è grossa così. Diciamo che è più grande e bella la sorpresa di quel cosetto che tutto il resto che sì, ma infatti.
è appunto anche l'uovo che ho pagato di meno. Ah no! Ti è caduta la... No! Ma... Si è illuminato! Aspetta un po', fammelo liberare tutto dalla plastica qua. E come si è illuminato? L'ho illuminato e non so come ho fatto. È ancora Pasqua? Sì, più o meno. Io ho finito le uova, solo due ce ne avevo. Ne hai aperte tre, compreso l'ovetto Kinder. Due uova e un ovetto Kinder? Sì. Oh, però... Tomè, c'hai più di 30 anni, eh! E allora? La Pasqua che si fa qua? Ancora ce l'hanno incollato proprio sta plastica, eh? Oh. Cioè, come si era illuminata? Come si illumina? Schiacciando? No. Devi sbattere a terra? Aspetta, proviamo. No. Vabbè, in un modo o nell'altro troverò per farlo illuminare. Però guardate che carina, oh, è bella. Finora questa ha vinto tutto. Anzi, ha vinto perché abbiamo fatto. Adesso dobbiamo aprire queste altre due. Vabbè, su, aprine un altro, toh. Vediamo se... è una sorpresa su tre, Dory, eh. È la ricerca di Dory, vedete? Quindi, vediamo se troviamo... Chi è che trova... Dory, aspetta, apro prima io, eh. Sì, io solo avevo carta. Senza dirlo e farlo vedere alla telecamera, lo diciamo dopo. Intanto vediamo i segreti insieme. L'ho trovata io! L'ho trovata io! Le ne ho aperte due, niente, l'ho trovata io! Pappappero! E questo si sa ovviamente perché... Quelli più scuri hanno la sorpresa speciale. Non è vero, perché era scuro anche questo. Però, ovviamente... Vedi? Aspetta un attimo, intanto lo monto. Che so già... Come va, perché... Poi ve lo dico. Questo... Cercando di montarlo, se si fa montare sto coso. Io ho una macchinina, è da montare. Pezzi di macchinina. Ah beh, insomma, questo qui, il granchio. Io avevo preso una sola confezione prima di questa di Dory, cercando Dory. Soltanto una hanno presa, eh? Questa è la seconda. E indovinate qual è stata l'unica sorpresa che avevo trovato prima? Questa! Porca miseria, la seconda volta a distanza di mesi che prendo alla ricerca di Dory e trovo la stessa identica sorpresa! Sono una decina i personaggi! E ho trovato lo stesso! Ma non si può avere la stessa fortuna quando si scommette alla lotteria o quando si cerca di fare una scommessa per vincere i soldi? No, solo quando capitano i doppioni. Ma vaffanculo, va! Cioè, ma veramente! Ma veramente, quante possibilità avevo di trovare di nuovo il granchio? Non lo so io, eh. Io devo fare delle scommesse su queste cose, porca miseria. Scommettete che trovo un personaggio e che se poi lo ripesco più avanti, riprendo un altro uovo più avanti, ripesco lo stesso personaggio, scommettiamo un milione, divento milionario. Assurdo. Ecco, aspetta, adesso, dunque, dove stanno le... Ecco, adesso ve li conto quanti sono i personaggi che puoi trovare qua. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 personaggi. E su due volte che prendo lo stesso personaggio. Se lo prendessi la terza volta mi capiterebbe di nuovo il granchio. Ma non è possibile. È una persecuzione, è finita allora. Oh, guardate che bella. Questa me la tengo io. Io voglio il granchio. Tieni, ti do il granchio, rimontalo. Si è smontato. Io mi prendo questa. Oh, che cavolo. Viva la macchinina. Il telefono vibra. Che sarà, papà? Boh, adesso vedo. No, una compagnia di scuola, vediamo che dice. Ah, augurissimi, è ovvio. Bene, ragazzi, si è spento il monitor.
Sì, perché se non muovi per un po' la cosa si Secondo me sei salva schermo. stufato. Sono 15 minuti di buona Pasqua e poche ovetta. Adesso fammelo sterilizzare questo che. Chiunque voglia regalarci un ovetto per me, cioccolata bianca, è ben accetto. Bene ragazzi, questo allora è tutto. Sorprese di merda per me, sorprese fantastiche per lei. L'unica cosa Poche. positiva è un po' il minion, però in effetti è fatto di merda, è meglio la maschera, sinceramente. Cioè, appunto, io ho aperto più uova, però sorprese di merda. Lei ne ha aperte di meno, ma tutte sorprese belle. Quindi che vuol dire? Non è la quantità, ma la qualità che conta. Vedi? Noi facciamo anche insegnamenti. Non fermiamoci al consumismo pasquale. La Pasqua è anche sacralità. Viva le uova, però! Ok, ci vediamo al prossimo video.